Allora, oggi cominciamo a vedere una classe di amplificatori nuova che si chiama amplificatori operazionali. Ora vedremo che cosa vuol dire esattamente questo aggettivo. Amplificatori operazionali sono, nel senso più semplice del termine, degli amplificatori differenziali a più stadi. Con alto guadagno, alta impedenza d'ingresso bassa impedenza d'uscita. Poi cosa vuol dire alta e bassa? In realtà dipende dai casi, quindi non va bene essere un po' più qualitativi. Dunque, è esattamente queste tre caratteristiche che si realizzano usando più stadi, no? Quindi c'è tipicamente ci sono tipicamente tre stadi. Uno stadio di ingresso differenziale, quindi sono due terminali d'ingresso e la tensione d'ingresso è una tensione appunto differenziale. Questa è l'uscita dello stadio differenziale che stavolta è riferita a massa. Poi c'è uno stadio di guadagno . Quindi l'uscita dello stadio differenziale diventa l'ingresso dello stadio di guadagno. Questo secondo stadio è quello che realizza il guadagno, cioè l'amplificazione, no? Gain stage in inglese. Gain stage. E poi infine c'è lo stadio finale, che è uno stadio di uscita che ha il ruolo di ottenere una bassa impedenza di uscita. Questo è l'output stage. Quindi lo stadio di ingresso imposta l'impedenza d'ingresso e rende l'amplificatore differenziale, perché l'uscita dello stadio differenziale è proporzionale alla differenza della tensione d'ingresso, quindi tutto il resto è proporzionale alla differenza della tensione d'ingresso. Lo stadio di guadagno è giusto guadagno, stadio d'uscita è giusto l'impedenza d'uscita. Okay? Questa è la struttura tipica. Di solito vengono realizzati in un unico su un unico tassello di silicio. Il simbolo di un amplificatore differenziale è questo, il simbolo di un triangolo, che in realtà è il simbolo anche in generale di un amplificatore, quindi non è che si distingue in modo particolare. Questa è la tensione che si applica in ingresso, questa è la tensione di uscita finale e
In molti casi si evidenziano anche le due tensioni di alimentazione, cioè i punti tra i quali si applica la batteria di alimentazione. Quindi qui c'è, questo si chiama di solito VCC, questo meno VCC, può esserci qua VCC, qua massa, dipende un po' da come applichiamo l'alimentazione. Comunque questo è il cosiddetto rail superiore, dove attacchiamo la tensione più alta del circuito. Questa qui è la tensione più bassa del circuito. La tensione di uscita è tipicamente a V per V, dove a V è il guadagno o amplificazione dell'operazionale. Ovviamente, come tutti gli amplificatori, si può schematizzare con il circuito equivalente che abbiamo visto insieme. Quindi abbiamo una resistenza d'ingresso, la tensione d'ingresso e poi in uscita l'equivalente di Thevenin, quindi AVVI e la resistenza Rout. Come per un minimo di nomenclatura, questi due ingressi si distinguono nel nome come ingresso invertente e ingresso non invertente. Questo col meno si chiama ingresso invertente, inverting input. Questo si chiama invece ingresso non invertente. Il nome invertente, non invertente, è semplicemente perché chiaramente V è uguale a, ovviamente V è anche uguale a V per la tensione che c'è sull'ingresso più meno la tensione che c'è sull'ingresso meno. Quindi di fatto l'amplificazione è col segno positivo per V più, per la tensione su questo terminale, e col segno negativo perché c'è questo meno per V meno. Questo è il motivo per cui uno si chiama non invertente, l'altro si chiama invertente. Un'altra cosa importante è definire cos'è per noi un amplificatore operazionale ideale. Perché facciamo così? Perché io direi, per confrontare due amplificatori operazionali e dire qual è meglio dell'altro, no, abbiamo bisogno, possiamo fare la cosa più semplice, definiamo cos'è l'ideale per noi e quello che si avvicina più all'ideale diciamo, è palesemente migliore. Poi, a seconda del tipo di applicazione, noi possiamo privilegiare un aspetto piuttosto che l'altro, però è importante poter vedere qual è, quantomeno asintoticamente, l'amplificatore operazionale che preferiamo. Allora, le caratteristiche sono le seguenti. Noi vorremmo avere un'impedenza di ingresso infinita, un'impedenza di ingresso di uscita nulla e un'amplificazione infinita. Queste sono le caratteristiche in realtà principali. Perché vorremmo avere una cosa del genere? Perché, come vedete, per esempio, i primi due parametri fanno sì che l'amplificatore sia un amplificatore di tensione ideale. Ora, come vi farò vedere tra un attimo, un pochino abbiamo già visto facendo dei multistadi, se l'amplificatore ha resistenza d'ingresso e resistenza infinita e resistenza di uscita nulla, la funzione di trasferimento V su V non dipende dal generatore, non dipende dal carico. Qualunque sia il valore della resistenza del carico e della resistenza interna del generatore, viene sempre la stessa amplificazione di tensione. Il fatto di avere un'amplificazione grande perché più grande è, meglio è l'amplificatore. Poi un'altra cosa che vogliamo è che sia un amplificatore ideale differenziale, cioè che il rapporto di reiezione nel modo comune praticamente sia infinito. E poi vorremmo anche se un aspetto ancora non abbiamo studiato, che il limite di banda superiore dell'amplificatore sia infinito. Ok? Quindi più alta è la resistenza d'ingresso, l'amplificazione, il rapporto di reiezione in modo comune e la frequenza di taglio superiore, meglio
e per la resistenza di uscita più bassa è, meglio è. Questo è quello che vuol dire ideale per noi. Ovviamente è una situazione asintotica, però è importante tenere presente. Allora, perché vediamo un attimo questa cosa che vale la pena. Perché se la resistenza d'ingresso è infinita e la resistenza d'uscita è nulla, l'amplificatore di tensione è ideale? Questo vediamolo un pochino meglio. Immaginiamo di avere il nostro amplificatore qua, resistenza di, e lo rappresento col circuito equivalente. È un concetto elementare, però è importante. Questo vediamo, lo scrivo amplificatore. Voglio spiegare il concetto di amplificatore di tensione ideale. Allora, adesso io attacco qua un generatore d'ingresso, VSRS, questa è la VI, aspettate, questa qui è la VVI, e poi attacco un carico. Quindi adesso ho un carico finito, reale, e un generatore reale. Allora, adesso voglio risolvere il circuito. Vedete, la tensione d'ingresso in realtà è una partizione della tensione del generatore e anche la tensione di uscita è una partizione della tensione che eroga il generatore di tensione. Va bene? Allora, l'amplificazione, allora, vabbè. Per non usare lo stesso nome, la funzione di trasferimento V su VS, ok, è uguale a V su VS, viene abbastanza bene perché al V lo posso sostituire qua dentro, VS si semplifica, mi viene AV per due rapporti di partizione, per RL diviso RL più Rout, per ancora RI diviso RI più RS. Va bene? Allora, cosa abbastanza evidente, se Rout tende a 0 e Ri tende a infinito, abbiamo che V su VS è uguale ad AV. Ok? Cioè, non dipende da RS e RL. Ok, questo vuol dire amplificazione di tensione ideale, che la amplificazione, cioè il rapporto tra tensione di uscita e tensione d'ingresso, dipende soltanto dall'amplificatore, non dal generatore, non dal carico. Va bene? Chiaro. Ok, quindi voglio dire, è evidente che io qualunque circuito faccia avrò un'amplificazione di tensione, una V su VS sono in grado di calcolarla perché chiamo il circuito lineare, funzione di trasferimento, devo poterla calcolare. Ma quando dico che ho un'amplificazione di tensione ideale, voglio dire esattamente questo, che questa amplificazione non dipende da che tipo di carico ci metto e da che tipo di generatore li metto. L'amplificatore da solo è in grado di imporre l'amplificazione. E per avere questa condizione devo soddisfare queste due. Ok? Va bene. Dunque, detto cos'è per noi un amplificatore di tensione ideale, vediamo un attimo un amplificatore, scusate, un amplificatore operazionale ideale, vediamo un esempio di amplificatore operazionale reale, tanto per vedere poi che numeri si ottengono.
Allora, riprendo il più semplice di tutti, probabilmente uno dei più vecchi che è ancora in commercio, si chiama Mua 741, è roba anni 60. Anni 60, sì, anni 60, uno dei primi proprio. Allora, ecco, in quel caso là, la resistenza d'ingresso di Mua 741 è 2 megaohm. Qui non è ovviamente infinita, però è grande. La resistenza d'uscita è 25 ohm. Va bene? Quindi non sono infinite, però effettivamente sono molto alte. L'amplificazione è 250.000. L'amplificazione è ragionevolmente, beh, dal punto di vista pratico si riesce a considerare infinita quasi sempre, e il rapporto di reiezione del modo comune è 100.000. Quindi effettivamente è praticamente ideale. Di solito si dà il numero in dB, che 100.000 sono... Oh no, non c'è... Sì, 100.000, sono 100 dB. Ok, il limite superiore di banda invece è abbastanza diverso da infinito perché è 4 Hz. Questo è un aspetto importante. In generale, invece di fornire direttamente il limite inferiore di banda, si fornisce il prodotto, cioè nei data sheet del dispositivo, è dato il prodotto dell'amplificazione in continua e del limite superiore di banda, che è quello che si chiama prodotto guadagno banda. O in inglese gain bandwidth product, che è quindi 1 MHz. In questo G è gain bandwidth, quindi c'è un altro aspetto, come dire, di non idealità del MOA 741 ed è questo: se io rappresento quella che si chiama caratteristica di trasferimento, cioè VU in funzione di VI, quindi VI è la tensione ingresso differenziale, VU è la tensione d'uscita. In realtà la caratteristica di trasferimento come è fatta? Vabbè, è una retta che passa per l'origine, così, giusto? E questa rappresenta l'espressione V uguale a VVI, d'accordo? Quindi è una retta con pendenza a 250.000, d'accordo? L'altra cosa però dovete considerare è che questa retta chiaramente non può crescere in modo indefinito. Che la tensione di uscita avrà un massimo, cioè sarà, come dire, impossibile riuscire ad avere una tensione di uscita più grande della tensione di alimentazione, ed è quindi più grande del nodo più alto del circuito, ed è impossibile avere una tensione di uscita più bassa del nodo a tensione più bassa del circuito. Quindi in pratica questa retta poi viene limitata in alto e limitata in basso alle due tensioni di alimentazione circuito, quella che abbiamo chiamato più VCC e meno VCC, questo per forza. Quindi la caratteristica ha un altro elemento di non idealità che è dato dal fatto che satura. Se ci fate caso, satura abbastanza presto, perché guardate, io prendo quant'è questa tensione qua? Immaginate che io voglia scrivere questa qua, la Vin massima. La VI massima, la tensione massima d'ingresso alla quale VI massima, alla quale l'amplificatore si comporta ancora in modo lineare. Proviamo a fare il conto, ma insomma, se VCC è uguale a 10 volt, per esempio, allora la VI massima sarà VCC su V, giusto? VCC su V fa 10 volt diviso 250.000 e fa 40 microvolt. Quindi,
la massima tensione d'ingresso quando quando l'amplificatore si comporta in modo lineare, in continua, che qui stiamo ragionando per Pi costanti, no? Che faceva variare lentamente, V costante, è soltanto 40 millivolt positivo e meno 40 millivolt dall'altra parte, microvolt, scusate, quindi è un intervallo estremamente piccolo. Infatti, quando l'amplificatore si comporta in modo lineare, la tensione d'ingresso sarà, insomma, al più poche decine di microvolt. Questo si vede bene. Invece, per quanto riguarda il comportamento in frequenza, che è l'altra cosa che è, come dire, fortemente non ideale, abbiamo visto prima, la funzione di trasferimento in un amplificatore operazionale reale, in generale, è una funzione di trasferimento passa-basso con un solo polo. Quindi se io qui rappresento, faccio il diagramma di, aspettate, fatemi fare il diagramma di Bode, quindi facciamo soltanto... diagramma di Bode di ampiezza, va bene? Quindi io qua metto la frequenza e qua metto i dB. Quindi diciamo che questa è V in dB, ok? E questa è F su scala logaritmica. Allora io ho una cosa del genere, in pratica ho un andamento costante, va bene, poi ho il limite superiore di banda e dopo il limite superiore di banda ho quindi il tratto dopo il polo, quindi in pratica qui ho meno 20 dB per decade e invece qua, diciamo, questa frequenza corrisponde a FH, alla frequenza dei 4 Hz. Quindi 250.000 in dB sono 108 dB. e 100 dB, 2.5 circa 8 dB. Quindi questo è l'andamento che io vedo. Va bene, ricordate, per un'amplificazione per ottenere i dB devo fare 20 volte il logaritmo base 10 della quantità, no? 20 volte il logaritmo base 10, 250.000 fa circa 108. Va bene, quindi queste le osservazioni, sono valori abbastanza tipici, diciamo che questo qui è scarsino come amplificatore operazionale e la parte, vabbè, in generale, per esempio in commercio se ne trovano con RI molto più grandi, se si vuole, e frequenze superiori di banda molto più grandi. Però per gli altri parametri invece sono molto buoni. Ok, che ci si fa? Vediamo il primo circuito che utilizza un amplificatore operazionale, un circuito super semplice, che è l'amplificatore invertente. Ecco, c'è una cosa che volevo dire, torno un attimo indietro, che vuole dire l'amplificatore operazionale. Allora, è una cosa a cui dovete stare attenti nel seguito. L'amplificatore operazionale ha queste caratteristiche, ma queste caratteristiche sono molto variabili. Cioè, sia l'RI, soprattutto l'RI nella V cambia molto da dispositivo da circuito a circuito, no? Da esemplare a esemplare, perché sono legati in generale alle proprietà interne dei transistori che vengono adoperati. Quindi tutti i circuiti in cui si utilizzano gli amplificatori operazionali devono basarsi sul fatto che l'amplificazione può variare molto, ma il circuito deve come dire, avere un comportamento che non dipenda strettamente dal valore esatto dell'amplificazione operazionale, si deve accontentare che sia grande, ma non esattamente il valore.
e lo vedremo adesso che questa cosa si riesce a fare abbastanza facilmente, e direi lo stesso discorso vale per l'impedenza d'ingresso. Anche per l'impedenza d'ingresso il circuito in cui usiamo un amplificatore operazionale deve sfruttare il fatto che l'impedenza d'ingresso è alta, ma non deve dipendere strettamente da quel valore. Lo stesso vale per gli altri parametri, ma per questi due vale in modo particolare. Allora, amplificatore invertente, come lo facciamo? È abbastanza semplice, perché dobbiamo prendere soltanto un amplificatore operazionale. Ecco, evidenziamo i tre terminali. Spesso non si evidenziano anche quelli dell'alimentazione, no? Si sottintendono. Quindi facciamo così anche noi. E due resistenze. Quindi l'uscita la prendiamo all'uscita e l'ingresso lo applichiamo qua. Quindi con un operazionale, che è questo qua, e due resistenze, possiamo fare un amplificatore cosiddetto invertente. Allora, vediamo il circuito equivalente. Guardate il segno, vedete, il meno sta al nodo collegato a tutto, il più va a massa, quindi io qui devo metterlo in questo modo, la V. Questa è R1. E qui ci va la RI dell'operazionale. Poi devo mettere qua AV. Qua devo mettere out. Questa è l'uscita. Questa è R2. Ok, allora scriviamo l'equazione ai nodi. Abbiamo due nodi, vedete, questo e questo. Allora, equazione al nodo meno, chiamiamolo questo qua. Allora, la tensione di questo nodo è meno VI e la tensione dell'altro nodo è V, giusto? Quindi abbiamo meno VI che moltiplica la somma delle ammettenze, quindi 1 su R1 più 1 su RI più 1 su R2 meno VU che moltiplica 1 su R2 meno VS che moltiplica 1 su R1 uguale a 0. Okay, equazione al nodo meno. Poi scriviamo l'equazione al nodo V. Allora qua dobbiamo scrivere V che moltiplica 1 su R2 più 1 su R out meno più VI su per 1 su R2, un meno VI per meno 1 su R2, quindi diventa un più, e poi c'è questo termine che vuol dire meno AV VI per 1 su R out. Zero. Questo è il sistema, ovviamente da questo sistema è banale ricavare V su VS. In pratica cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, per esempio, ricavare VI da qui
e sostituirlo qua dentro, quindi viene soltanto un'equazione in VVS. Ok? Quindi vediamo un pochino, proviamo a farlo da qua. V uguale a, se lo faccio qua mi viene V che moltiplica 1 su R2 più 1 su R out, giusto? Diviso a V su R out meno 1 su R2. A questo punto questo lo posso sostituire qua sopra. Facciamolo, quindi mi viene un V che moltiplica 1 su R2 più 1 su R out diviso 1 su, no, a V su R out meno 1 su R2. Questo è il primo pezzo per questa roba qua. Su RI più 1 su R1 più 1 su R2. Poi abbiamo più V che moltiplica 1 su R2 uguale a VS per 1 su R1. Questa è l'espressione. Ora io non voglio fare troppi conti, non mi piace, mi piace impostata, poi vi vorrei far notare soltanto una cosa. Soltanto un paio di limiti. Guardate, se a V tende a infinito, abbiamo tre cose che si realizzano. Uno, guardate qua, se a V tende a infinito, tutta questa frazione va a zero, va bene? E quindi possiamo, tutto il primo termine, possiamo tagliarlo, e viene questa uguaglianza qui, che vuol dire V su VS uguale a, aspettate, qui ho sbagliato un segno, qui c'era un meno, se questo... Se torno un attimo indietro, lo vedete, questo qui, se questo lo porto di qua, ho cambiato il segno a tutti e poi questo l'ho portato di qua, quindi è un meno. Viene V su VS uguale a meno R2 su R1, giusto? Questa è la prima conseguenza, ok? La seconda conseguenza, se tornate indietro, la vedete da questa espressione. Se V tende a infinito, VI va a zero. Se a V tende a infinito, nel caso stiamo facendo, il denominatore tende a infinito, quindi la frazione va a zero. Quindi la seconda conseguenza è che praticamente VI è uguale a zero. Cioè non è esattamente zero. È ovvio, no? Perché V è a V per VI, però V rimane finito, ma essendo a V molto grande, più grande è a V, più piccolo è VI. Okay? Se a V tende a infinito, VI tende a zero. L'altra cosa che dovreste vedere, vediamo un po', qui la corrente che passa nel generatore d'ingresso, la IS,
è Vs meno meno Vi diviso R1. Ok? In generale, Is uguale a Vs meno meno Vi diviso R1, se Vi tende a 0 abbiamo Vs su R1. E quindi la resistenza d'ingresso dell'amplificatore che Vs su Is è uguale a R1. Quindi cosa succede? In altre parole, questo effetto qui e questo effetto qui mi dice che la funzione di trasferimento, anzi l'amplificazione, o aiuto, l'amplificazione e la resistenza d'ingresso non dipendono dai parametri dell'amplificatore operazionale. Vedete esattamente quello che vi stavo dicendo prima. Cioè, in questo circuito, usando due resistenze in più all'amplificatore operazionale, riusciamo ad avere un circuito che è un amplificatore, che ha un'impedenza d'ingresso e una amplificazione, una funzione di trasferimento, che dipendono soltanto da R2 e da R1, cioè dalla roba che ho aggiunto, ma non dall'amplificatore. E lì c'è un grosso vantaggio, perché i parametri dell'amplificatore sono soggetti a forti variazioni, mentre invece le resistenze che io in modo specifico aggiungo possono essere resistenze di precisione note in modo molto accurato. Va bene? In questo senso l'amplificatore, cioè poi viene chiamato amplificatore operazionale, perché in pratica è un amplificatore che io riesco a inserire in tanti circuiti e a ottenere e a, come dire, svolgere diverse operazioni, come vedremo, amplificazioni, addizioni, sottrazioni, eccetera, e con espressioni che alla fine non dipendono dai parametri dell'amplificatore operazionale. Cioè, è sufficiente, ora, non è vero che non dipende in modo preciso, insomma è sufficiente che questa condizione sia verificata, per esempio, no? Cioè, se è abbastanza grande l'amplificazione, poi non mi importa che sia 250.000, 1 milione o 400.000, tutto sommato mi basta che sia sufficientemente grande da poter considerarla infinita. Ok, dunque un modo molto pratico di studiare il comportamento degli amplificatori operazionali è quello di ricorrere a un'approssimazione, vediamo ora insieme, si chiama approssimazione cortocircuito virtuale. È un'approssimazione, però semplifica molto l'analisi dei circuiti con amplificatori operazionali. Vediamo che cosa consiste e vediamo di giustificarla. Okay? L'approssimazione è questa, dice, vabbè, se abbiamo un amplificatore operazionale che funziona in zona lineare, noi possiamo considerare praticamente la tensione d'ingresso nulla e anche la corrente d'ingresso nulla.
D'accordo? Questa è l'approssimazione. Il nome cortocircuito virtuale viene dal fatto che il fatto di dire che la tensione d'ingresso è nulla, quindi il terminale invertente e il terminale non invertente sono alla stessa tensione, coincide in pratica con dire vabbè, c'è un cortocircuito tra di loro. D'accordo? Virtuale vuol dire, come sempre vuol dire virtuale, che non è proprio vero alla fine, perché c'è qualche comportamento che assomiglia a quello di un cortocircuito, che è il primo, ma c'è quest'altro secondo comportamento che non è per niente da cortocircuito virtuale. In cortocircuito virtuale, se avessi due nodi in cortocircuito, la tensione sarebbe nulla e la corrente sarebbe qualunque. Non è detto che sarebbe necessariamente alto o basso, ma insomma sarebbe imposta dal resto del circuito, non dalla tensione applicata ovviamente. In questo caso non è per niente libera la corrente è praticamente anch'essa nulla. Okay? Da che cosa è giustificata questa approssimazione? E su cose che in parte abbiamo già detto. Allora, questa approssimazione innanzitutto vale se l'amplificatore operazionale funziona in zona lineare, quindi vale VU uguale a VVI, cioè qual è la zona lineare? Vi ricordate questa qui, abbiamo vista prima, eh? La regione lineare è questa, dove effettivamente funziona l'amplificatore, ok? In questa zona, questa regione qua è quella del funzionamento lineare, che vuol dire funzionamento da amplificatore, perché poi dopo quando la V è costante non è più un amplificatore. Allora, perché vale questa approssimazione? È abbastanza semplice da vedere, è che se V è uguale a VI, allora VI è uguale a V, è uguale a V su V. Allora, vi ricordate, avevamo trovato prima, per esempio, nel MOA 741 avevamo calcolato che la V max era in queste circostanze 40 microvolt, quindi vuol dire che se in zona lineare la V sarà in modulo minore di 40 microvolt. Rispetto a tutte le altre tensioni nel circuito, probabilmente si può considerare nulla. E questo è il ragionamento. D'accordo? Quindi l'approssimazione vale se effettivamente tutte le altre tensioni sono significativamente più alte di qualche decina di microvolt. Ok? È spesso il caso, non è in assoluto il caso, no? Non si può dire che in assoluto vale. Però in pratica è molto, molto frequente. Questa è l'altra cosa. Di conseguenza, la corrente d'ingresso dell'operazionale, immaginate il circuito equivalente è fatto così, no? Questa è la VI, la corrente d'ingresso, la II, è uguale a VI diviso RI. Se la VI è poche decine di microvolt, la RI è qualche megaohm, no? Per esempio nel caso che abbiamo visto prima, è chiaro che anche questa è ben bassa. Va bene? E come si vede, diciamo, è più vera la seconda della prima, anche a maggior ragione, non solo VI è piccola, ma anche RI è grande, quindi in proporzione è sicuramente più vera la corrente nulla che la tensione nulla. Però in generale sono approssimazioni molto molto ragionevoli, che dal punto di vista pratico semplificano molto. Quindi io qui però voglio un attimo sottolineare una cosa che ho già detto. Non è un cortocircuito reale, altrimenti non si avrebbe II circa uguale a 0. Ok, questo è il concetto che ho già detto, volevo soltanto ribadirlo. Il fatto che la... Quindi non posso ragionare
occhi chiusi come se fosse un cortocircuito. Allora, perché vorrei fare... vediamo, giusto, applichiamola subito, prendiamo il circuito che abbiamo appena studiato e vediamo perché è così pratica l'approssimazione cortocircuito virtuale. Il messaggio che voglio che passi è che è una cosa che consente di vedere in modo molto rapido il funzionamento del circuito. Allora, guardate, no? Io posso, lo applico un pochino in successione. Uso, allora, dico ok, V è uguale a 0, va bene? Se V è uguale a 0, vuol dire che la tensione sul nodo meno è nulla, va bene? Quindi qui l'ho usato, quindi la tensione sul nodo meno è nulla. Questo vuol dire che la corrente IS che passa in R1 è uguale a VS meno la tensione sul nodo meno che è 0 diviso R1, quindi fa VS su R1. Va bene? Poi io posso chiamare questa corrente I2 e a questo punto posso dire, va bene, facciamo la somma delle correnti a questo nodo. So che IS sarà uguale a, dunque, col segno di prima, IS più la II che viene da questa parte, va bene? Questa qui è la II, è uguale ai 2, va bene? A questo punto io posso adoperare di nuovo l'approssimazione di cortocircuito virtuale per dirvi, guardate, anche VI, anche II è uguale a 0. E quindi trovo che IS è uguale a I2. Ok? Ora, VU è uguale a la tensione sul terminale meno, V meno, meno R2 per I2. Per il cortocircuito virtuale ho detto che V meno è uguale a 0, quindi viene meno R2. Aspettate, ho sbagliato. Oh. Devo semplicemente scrivere 2 minuscolo, invece che l'avevo scritto in minuscolo. Quindi viene meno R2 per I2. E quindi ora posso scrivere la funzione di trasferimento. Quindi VU è uguale a meno R2 per I2, ma I2 è uguale a IS, e IS è uguale a VS. Quindi viene meno R2 su R1 per VS. E questo è il risultato che avevamo già trovato, no? Vedete, usando il cortocircuito virtuale due volte, in pratica abbiamo semplificato molto. Okay. Vi vorrei far notare anche un'altra cosa. Se qui avessimo avuto un carico, va bene? Immaginate. Questo ragionamento sarebbe cambiato in alcun modo, non sarebbe cambiato praticamente in nessun modo. Cosa vuol dire? Che la tensione d'uscita praticamente non dipende in nessun modo dalla resistenza del carico. Ok? Guardate, VU non dipende, scriviamo questo appunto, è giusto una nota, ma non dipende da RL. Cosa vuol dire? Abbiamo già visto che cosa vuol dire questa cosa qui. Quando è che succede una cosa del genere? Succede quando la resistenza d'uscita è nulla. Quindi avremo, ora non facciamo il conto, ma avremo Rout, non avremo, perché abbiamo, tanto è inutile. Senza fare il calcolo possiamo dire che la resistenza d'uscita è praticamente zero. Torno al discorso, se la tensione d'uscita non dipende da RL, se, vi faccio vedere un esempio in cui questa cosa si dovrebbe capire bene, quando abbiamo usato la definizione di amplificatore di tensione ideale,
Vedete, questa è la funzione trasferimento. Se la tensione d'uscita non dipende da RL, che è questo, l'unico caso in cui può succedere è quando Rout sia nulla. Se Rout è nulla, si semplifica, la tensione d'uscita non dipende da RL. Ok? Per questo. In questo caso, vedete, con l'approssimazione del cortocircuito virtuale si vede in modo evidente che RL non conta. È una non ho scritto esattamente 0 perché ho scritto circa 0 per il solito circa del, perché anche il cortocircuito virtuale